Oggi c'è stata la visita in Abruzzo, tuttora in corso, del sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta a Pescara. E allora noi proprio a Pescara ci trasferiamo, dove saluto Paolo Renzetti in compagnia del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, che è stato insomma il promotore di questa visita di Salvatore Margiotta per, lo dicevo in apertura, un tema molto molto caldo, quello dei trasporti, appunto, delle infrastrutture. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio senatore. Grazie, grazie Jacopo. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. A te un ringraziamento particolare, data l'ora, al senatore Luciano D'Alfonso, perché è ora di pranzo. Senatore, la giornata di oggi è una giornata importante perché si parla di fatti concreti con la presenza del sottosegretario al MIT, che tra poco avremo ai nostri microfoni. Si parla di infrastrutture, mai come oggi, dopo il passaggio del decreto al governo, al Consiglio dei Ministri, insomma si può iniziare a guardare con fiducia a quelle che sono delle opere strategiche per la nostra regione. Sì, noi abbiamo voluto questo incontro in presenza fisica del sottosegretario Margiotta, che non ha la delega alle pergamene ebraiche ma alle infrastrutture, ma soprattutto va valorizzato il fatto che lui sia un interna corporis, è un ingegnere, un professore universitario, ha vita parlamentare e sa ciò di cui ha bisogno l'Abruzzo. Noi abbiamo le risorse, abbiamo la previsione nei documenti programmatici sia del MIT che del MEF, adesso ci serve un monitoraggio costante contro la pigrizia che si insidia come una ragnatela maledetta. Fare in modo che il 1.566 milioni di euro per la Pescara-Roma venga temporizzato per quanto riguarda sia la progettazione, che prevede 15 milioni di euro nelle mani contrattualizzate di Italfer, e poi la raccolta dei pareri e dei consensi affinché poi vada in produzione il cantiere. Il 2021 può essere l'anno del cantiere se ciascuno fa il suo dovere e se un uomo come Margiotta ci aiuta a vigilare. Io sono convinto che ce la faremo. Voglio ringraziare anche il presidente Conte, che ha previsto al riguardo la figura di un commissario. Voglio ringraziare il governo tutto insieme e il Parlamento, di cui faccio anche parte, per il lavoro che faremo con il DL semplificazioni. Accanto al tema della ferroviarizzazione da migliorare e che ci mette in una condizione di pari opportunità con le altre regioni più funzionanti e veloci, noi abbiamo il tema della viabilità autostradale, di cui mi voglio occupare anche in prima persona, per la quale vi dico di non porre domanda al sottosegretario, perché c'è un contenzioso che ha valenza anche giuscivilistica, ma lì si tratta di operare affinché un tiro alla fune, attraverso gli strumenti contrattuali e anche di convenzione, i lavori previsti vanno fatti, la magistratura deve dare dei tempi precisi e la quantità e la qualità delle opere deve essere messa in produzione per tempo, evitando insomma di rincorrere sempre l'emergenza. C'è la questione anche delle strade provinciali, per le quali due anni e mezzo fa siamo riusciti ad incassare che 513 km di strade provinciali passassero ad ANAS. Adesso ci sono altre tre strade che devono meritare all'istruttoria idonea affinché passino ad ANAS. Parlo della Estonia, che dal mare della provincia di Chieti arriva fino ad Agnone nel Molise. Parlo della strada che porta a Scanno, una strada ad alta densità di caduta massi che non può fare la provincia dell'Aquila. E parlo anche di una strada minore che da Fossa Cesia porta a Lanciano. Insomma, noi dobbiamo riaprire il tavolo e prima Margiotta ha detto che il tavolo si riapre d'intesa con le regioni. Fare in modo che l'ANAS intervenga significa fare in modo che un ente con grande esperienza, con miliardi di euro dati in anticipo ogni anno, possa poi farsi carico di manutenzione, anche di pulizia, di rimozione della neve, di segnaletica verticale ed orizzontale. Io sono molto soddisfatto e ho lanciato a Margiotta anche un altro tema, la sicurezza degli invasi idrici. Noi abbiamo 7 invasi idrici di rilievo nazionale che portano 380 milioni di tonnellate d'acqua. Non possiamo non considerare il fabbisogno di manutenzione, anche di check-up, senza essere distruttivi, usando la tecnologia. Per questo ringrazio la vostra televisione che ci permette di fare agenda, perché l'Abruzzo ha bisogno di un'agenda che sia giorni e che consenta il migliore lavoro di monitoraggio e di verifica.
Grazie senatore, grazie, perché ha toccato in pochi minuti tutti gli argomenti, grazie, tutti i punti fondamentali. Io chiederei gentilmente al sottosegretario, al senatore Salvatore Margiotta di avvicinarsi al nostro microfono. Grazie davvero grazie per la sua disponibilità, perché ovviamente è ora di pranzo, le rubiamo davvero pochissimi istanti, sottosegretario, una visita oggi in Abruzzo dalla grande valenza, perché tante sono le opere che riguardano le infrastrutture nella nostra regione. Sì, assolutamente sì, devo dire che è stato scelto anche perfettamente dal senatore D'Alfonso il tempo per l'invito, visto che siamo a pochi giorni dal Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto semplificazione, che contiene una parte rilevante, la parte rilevante dedicata appunto a norme e procedure per far ripartire il Paese in sicurezza e però in velocità, e contemporaneamente contiene, e qua è il lavoro del nostro Ministero, una serie di documenti che vanno da un lato a disegnare un progetto e un piano e un programma e una visione di sviluppo per il nostro Paese, dall'altro all'interno di tale progetto a specificare le opere che devono avere una velocità maggiore, ulteriore e prioritaria di intervento e di realizzazione. Infatti abbiamo un elenco di opere prioritarie redatto dal nostro Ministero, che prende il nome di Italia Veloce, e all'interno di tale elenco di circa 130 opere vi è un sottoinsieme che riguarda le opere prioritarie su cui sarà nominato anche un commissario. Dovrei dire di prioritarie di prima fascia, considerato che appunto l'idea di individuare un commissario nasce dal fatto di voler conferire ad esse una velocità di realizzazione ulteriore rispetto a tutte le altre. Tra queste è presente la Roma-Pescara, ferroviaria, alta velocità di rete, così amiamo chiamarla, per dire che sarà un'alta velocità, anche se non toccherà lungo tutto il tracciato i 300 km orari come accade sulla fascia tirrenica, ma come ha ricordato proprio un attimo fa in un altro incontro la deputata Stefania Pezzopane, c'è anche un interesse fortissimo sulla dorsale adriatica, alta velocità, per esempio con un intervento sulla Termoli-Lesina e poi via via con tutti gli altri interventi, che deve consentire di avere anche sull'altra parte del nostro paese, cioè su quello adriatico, una possibilità di circolare in sicurezza e in velocità che oggi non c'è. Io sono un appassionato della Roma-Pescara per mille motivi. Primo, perché sono un tifoso del ferro, della cosiddetta cura del ferro, che era uno dei principi su cui ci siamo mossi nella scorsa legislatura e anche come governo. Ne sono un appassionato perché la ferrovia di per sé fa diminuire il traffico stradale, autostradale e dunque l'inquinamento ad esso connesso, perché è un mezzo sufficientemente democratico di spostamento e perché è giusto che tenga insieme le esigenze di tutta la popolazione. E poi Pescara-Roma significa Adriatico e Tirreno, significa non solo spostamento di persone, come abbiamo detto sin qui, ma spostamento di merci. Ho incontrato oggi una nutrita rappresentanza di imprenditori di questa regione, ho avuto modo di constatare che ricchezza di idee, di energie vi è in questa regione, e l'imprenditoria, l'industria, lo sviluppo necessita di grandi possibilità di trasporto e di movimento. Sono qui e concludo per dire che assumo l'impegno, peraltro da uomo del Sud, da uomo che ama questa regione e che stima i suoi rappresentanti istituzionali, in particolar modo quelli del mio partito, a prendere l'impegno di seguire tutte le partite infrastrutturali in atto da vicino, con grande passione e con grande voglia di arrivare alla soluzione dei problemi. Grazie, grazie davvero al sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio, arrivederci.